La malavita è diventata un partner di chi aveva bisogno per situazioni di difficoltà economiche o di espansione della propria attività, anche di quella che poteva essere caratterizzata come anche una penetrazione più soft, più morbida, fatta con gli strumenti della finanza, fatta andando anche nei settori importanti, degli appalti pubblici, delle modalità, come dire, anche ordinarie. Quindi con degli strumenti che sono cambiati, ma che alla fine hanno sempre appunto i principi del soprauso, della forzatura delle norme, della disapplicazione delle norme, un fattore di forte, come dire, convincimento. Questo dentro una situazione anche di crisi economica che ha portato spesso imprenditori a cercare o a trovare sulla propria strada dei partner che garantivano liquidità finanziaria, garantivano talvolta come dire, quella spregiudicatezza che magari all'imprenditore tipico lombardo, come dire, non disdegnava in una situazione di fatica, insomma. Penso allora che l'impegno degli enti locali debba essere duplice, il primo a casa propria con i controlli, con un'attenzione che non può essere solo formale a quelli che sono tutti gli appalti, le autorizzazioni e quant'altro, in questo senso i protocolli anche che i comuni stanno sottoscrivendo da anni con le prefetture per superare una logica solo burocratica nell'affronto, anche tramite interventi formativi, è fondamentale. E il secondo, la diffusione di una cultura della legalità che deve portare a dire che, come dire, rispettare la legalità conviene anche sotto il profilo biecamente economico, è un concetto questo forse difficile da far capire, ma estremamente importante.